Grazie di essere al Consiglio Comunale di Picone. Edificare. Non cominciamo a sbagliare. Qua intanto già questa cosa mi brucia. Come brucia? Brucia, che un paese c'avevo, lo devo dividere con lui. Insomma, che non c'aveva niente. Ma non c'è un di paese Picone. Che si chiama Picone. Non c'è. Però, l'unica però cosa c'è un bivio a Bari che l'unica si chiama Uscita Picone. Sì, vabbè, vamo uscita. Lui entra nella tangenziale, capito? Di Bari si chiama Picone, Uscita Bari Picone. Io un paese. Quindi se un giorno faranno il portavoce è lui o tu? No, lui è il portavoce della tangenziale e io è il portavoce del paese. Cioè, adesso lui, se che fanno la cittadinanza, giustamente, come diceva lui, la cittadinanza del bivio, poi me la devono dare pure a me. Ma sindaco è lui. Sì, sindaco è lui. Si può anche per ringraziare. Ora. Ma no, quando vi hanno telefonato? Mi porto io e lo scalzo. Senza quando comunque vi hanno telefonato per questa cosa, cosa avete pensato? È uno scherzo. Cosa abbiamo pensato? No, che abbiamo pensato? Mi sono sentito onorato. Onorato di fare parte di questa cittadinanza. Applauso. Adesso tu applauso. Diventi. Adesso tu diventi. E divento. Si corona il sogno della tua vita. Divento Ficarrese. Diventi Ficarrese. Quanto tempo è che io te lo dico? Cambia cognome, Ficarra e Picone sta male, è meglio Ficarra e Ficarra. Quanto tempo è che te lo dico? Una vita. E adesso devi contare queste battute anche negli spettacoli. Ficarra, insomma. No, io so che il sindaco, nella sua infinita bontà, che ci ha voluto dare insieme a tutto il consiglio comunale questa cittadinanza, al contempo ha pensato anche di stanziare 100.000 euro da darci ogni anno a fondo perduto, perché in pratica io, chiamandomi Ficarra, pubblicizzo il paese e quindi lui dice: per pubblicità è giusto che ti devo pagare, se no deve cambiare. Riuscire un primo momento aveva pensato di cambiare nome al paese, levarci una R e fare Ficarra, oppure fare come l'autoambulanza, la scrive al contrario, che non paga i diritti, così. Voi sapevate di questo paese Ficarra? No, io lo sapevo. Lo sapevo. Perché i genitori, i studenti. Sì, 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 perché noi era nostro, poi l'abbiamo venduto, perché non lo. Un paese non si può mantenere più, caro mio. Ma che impegni avete televisivi? Oltre che cinematografico. Ma impegni televisivi qua, Picone, che impegni televisivi hai tu? Io niente, impegni televisivi il prossimo anno, incrociando le dita a Striscia. E per ora niente, per ora siamo fermi, torniamo al teatro. Facciamo un po' di teatro. Applauso! Allora, andare a casa? Pensiamo? Di prendere casa qui a Ficarra. Ah, perché secondo te viviamo sotto un ponte noi per ora? No, qui a Ficarra. Ah, a Ficarra! Non lo so, bisogna vedere se il sindaco ci. Ma vivrete sotto lo stesso tetto? No, questo mai. Noi una da ristrutturare la potremmo pure dare. Regalata? Sì, la potremmo pure regalare. Vedi? Nel centro storico. Presa! Nel centro storico. Nel centro storico. Scusi, quante stanze? Oh, un minuto. Una casa da ristrutturare nel centro storico ci possiamo impegnare. Ma l'ICI chi la paga? Tutto il comune. Vabbè, ci possiamo mettere d'accordo. Con quante badanti? No, badanti. Badanti. No, che abbiamo. Nessuno bada sta casa. E quando non ci siete chi la bada? Badanti noi. No, abbiamo. Noi del comune, facciamo il servizio. Noi del comune. Servizio del comune. Va bene. Allora, un'ultima battuta. Sarà fantastico oggi perché ci sono tanti bambini ad aspettare. Allora, a questo punto farete uno show in piazza? Non lo so, adesso vediamo. Dato che ci sono i bambini, improvviseremo. Vediamo. Non lo sappiamo. Siamo già onorati di fare parte di questa cittadinanza. Ma Gattuso qualche volta lo porterete pure, no? Gattuso, che ne sappiamo? Non lo so, lo possiamo invitare. Lo sai che Gattuso fa le cozze? Ha un allevamento di cozze, è difficile fare le cozze in montagna. Quindi si fa le cozze sue. Questa è la meglio che la dice lui. Ora che hai un paese tutto tuo, Picone è geloso? Come avete visto, purtroppo il microfono, perché se lo tiene lei sentono, diciamo, il suo respiro, ma non sentono. Diciamo che le devo dire, io questo paese ce l'ho da sempre, proprio da purtroppo ora mi tocca dividerlo con Picone. Questa è la cosa che non riesco a superare. Un'altra domanda, sì. Avete partecipato al consiglio comunale, quale proposta avete per la cittadinanza di Ficarra? Noi vorremmo trasformare Ficarra in una piccola Svizzera, dove innanzitutto non si pagano le tasse. Questa è la prima cosa fondamentale, anche per prendere cittadinanza noi, che ormai l'abbiamo, e almeno diciamo, un utile lo dobbiamo avere. Abbiamo bisogno di andare all'estero come facciamo per ora per portare. Non si poteva dire questa cosa. Non vorrei che poi uno dice: ci abbiamo dato la cittadinanza onoraria, ora a che pagate le tasse a Palermo le dovete pagare pure qua a Ficarra. Diventa brutto. Poi uno dice: allora non mi hai dato per farmi un favore, me l'hai dato la cittadinanza per darmela qua, diciamo. Domanda, sì. Ecco, ora vorremmo sapere se anche voi, come Beppe Grillo, avete intenzione di darvi alla politica. Perché Beppe Grillo si dà alla politica?
Ancora non risulta, però non può risulta. Darsi, promettiamo che prima o poi scenderemo in campo. E se Beppe Grillo si porta, lo votiamo. E noi lo votiamo. E non soltanto, oltre a Ficarra, già abbiamo un progetto. Sì. Ci sarà Ficarra 2 attaccato a, sì, a Ficarra. Sì. Con tutti, cioè il laghetto artificiale, i cigni. Sto progettando. Stiamo progettando. Va bene?